Hey, ben ritrovati da AndraLink91 e benvenuti su Pokémon Insurgents. Cominciamo subitissimo questo episodio e usciamo dalla caverna. Mi sono fermato esattamente nel punto in cui ci hanno interrotto l'altra volta gli attivisti del culto di Kyogre o quello che erano e ho allenato la squadra come è normale che sia. Siamo tutti quanti a livello 12, un po' bassino, però insomma ci arriveremo col tempo a livelli alti. E il fatto è che io non so se la Dark Story ha le palestre, non ne sono sicuro. Però, stai andando a Midna Town, proprio Zelda vibes, c'è una scuola là. Ah, e mi vuole sfidare. Youngster Taylor, il bullo. Lui è il bullo della scuola allora. Ah, non ho curato la squadra però. Perché non ho curato la squadra? Ma io che... ne so, scusa. Ari, eccoci. Dunque, sembra che ci siano molti allenatori qui da affrontare, quindi direi che la cosa migliore da fare è affrontarli tutti piuttosto velocemente e quindi vedere la prossima città cosa ha da offrire. Altri due allenatori battuti, perfetto, proseguiamo. Qui abbiamo un Montanaro e una grotta. Dark Cave. Beh, ragazzi, mi sa che non è per il momento da esplorare. Non ci vuole sfidare lui? Dimmi, giovane, vorresti scambiare un Pokémon? Il Pokémon che sto cercando è Totodile, ma sembra che io non possa trovarlo da nessuna parte. Ti do il mio Pokémon più raro, non ho neanche io Totodile. Ti giuro che è un affare. Ma non ho Totodile, mi dispiace. Non importa quanto tu sia forte. Io sono in grado di comprare i Pokémon più forti per vincere sempre. Vediamo che ha sto tizio che compra tutti i Pokémon più forti. Ah, ha comprato un Porygon. O forse è molto indietro. Dopo questo allenatore non sembra esserci altro, quindi dovrebbe essere l'uscita? Midna Town, perfetto, posso anche curarmi in questa maniera. Perché mi ha mandato KO tutti quanti i Pokémon, non tizio, prima, quindi... Con Sonic Boom maledetto. Pokémon, ragazzi, prima del livello 20 non hanno molti punti salute. Purtroppo. In questa Midna Town cosa c'è da fare? So che c'è una scuola, ma quello è Goku? Questa è una statua del secondo Augur. Il primo Augur è sparito. Disappear, stavo per dire. E beh, è scomparso, quindi nulla, non se ne fa nulla. Allora, questo mi blocca. Sono sicuro che tu stia cercando la ragazza di nome Nora per quella cosa del torneo. Puoi farmi una mano? Ah no, lui la sta cercando. Boh, ho letto io. Se io ora suonassi la campana, probabilmente porterei qui un'orda di studenti arrabbiati. Suona l'Andrelink, su. Fampi, che ci fai lì sopra? Scendi! Niente. Fampi non mi vuole ascoltare, non mi sta a sentire. Dov'è quella ragazza? Dov'è che può essere andata? Non posso iniziare senza di lei, quindi devo cercare quella ragazza che sta cercando anche il bambino là. Va bene. Ah, che bello. Abbiamo la possibilità di o andare... No, qui c'è Scalaroccia, quindi nulla. Andiamo nella grotta, allora. Salve. È così scuro qui, è meglio che io guardi dove mette i piedi o potrei inciampare. Perché? Ma se è scuro non ci si vede! Donatello, Tartarughe Ninja, scommetto che ci stanno qua. Ragazzi, livello 15 con Bogus, ancora un po' e arriviamo a livello 16, si evolverà e voglio vedere cosa diventa. Andiamo avanti, un hiker? Hiker? Oh oh. Sono troppo più forti, non ha senso sta cosa. Vabbè. Ma stiamo scherzando? Eccolo che si evolve, voglio vedere cosa diventa. Ma gira, cos'è? Dai, su. Buono, buono, mi piace. Un bel mucchietto d'ossa, devo ammettere. Ma ora, con il livello 16 di Bogus e Shadow Sneak, che è super efficace... Oh, baby! Vai così! Non me ne frega niente di Rock Polish, perché Shadow Sneak attacca per prima, a priorità, ed è brutto colpo! Sì, vai ora! Ma Rock Polish, guardalo, ora intoccato, Andrelink, intoccato!
intoccabile. Vabbè, insomma. A questo punto, vediamo un po', andiamo avanti. Ci vorrebbe un repellino? No, c'è un altro allenatorino. Mi si è rovinato il vestito grazie a questa caverna. Perché poi mi scomodo a venire in questi posti. Ma io che c***o ne so, scusa. Ci sono anche le granny qui. Anche perché, ecco qua l'uscita. Perfetto. Ah, prosegue ancora. Oh la peppa. Ma quanto è grossa sta caverna. Qui c'è Manafi. Vuoi rompere questa roccia? Ah! Sì, mi ha detto il Montanaro sopra che le rocce si possono rompere con un attacco di tipo lotta. Quindi era così. Buono, in effetti sì, cercare per forza una MN è un po' irritante a volte. Invece qui ce l'hai sempre a portata di mano il Pokémon invece. Ah, quindi se facevamo il giro sbagliato era giusto per quello, va bene. Proseguiamo, perché ci sono altri allenatori qui sopra poi. Ah no, forse lei non è un'allenatrice. Bene, i fossili sono in questo posto. Puoi farcela, Celebi. Credo in te. Muovi questi fossili attraverso il tempo. Usa il te... Ma cosa, Tesseract? Ce l'hai fatta, sono così fiera di te. Non posso crederci. Tutto il nostro duro lavoro finalmente è ripagato. Armaldo, Bastidon, Kabutops e Omastar. Lord Helix. Chi avrebbe mai pensato che avrebbero visto la luce del giorno ancora una volta? Ok, puoi far ritornare come prima, Celebi. Penso che per oggi siamo a posto. Non posso credere a quanto abbiamo... Chi sei tu? Quanto hai visto? Guarda, io non so chi tu sia, ma non puoi dire a nessuno tutto quello che hai visto, o sarò in grave pericolo. Cos'è che dici? Mew! Quello è... Può essere? Tu sei stato scelto da Mew. Pensavo di essere la sola. Ma se anche tu sei il prescelto, allora... forse dovrei spiegarti. Non molte persone lo sanno, ma tempo fa c'era una profezia a proposito di Torren. Nessuno la conosce parola per parola, ma parla di un antico culto e dell'augur. Si dice che l'allenatore scelto dai Pokémon leggendari sarebbe colui che avrebbe trovato il modo di sconfiggere le sette. Si diceva anche che quel leggendario sarebbe stato uno illusorio, come Mew, Victini e Hoopa, i leggendari mitici. Ecco, chiamiamoli così. I mythical. Quando lo scoprirono, le sette vollero eliminare il mondo di quell'allenatore. Ah, vollero eliminare dal mondo quell'allenatore, forse. Le persone erano atterrite. Nessuno sapeva chi fosse l'eroe. E avevano paura che lei o lui non sarebbe mai apparso. Ma poi il primo augur arrivò e ci protesse. Era incredibile. Ha fatto fuori metà delle sette con le sue stesse mani. Ma è scomparso un anno fa. Le persone pensano che la profezia fosse a proposito di lui, ma perché lui era... Attenzione, was è scritto in corsivo. Era amico di Hoopa, un Pokémon leggendario. Ma se n'è andato e nessuno sa dove sia. Il secondo augur ha preso il suo posto e non so se lui sia stato scelto da qualcuno. Un Pokémon leggendario in questo caso. Ecco perché non posso far sapere a nessuno di Celebi. Ho paura che verrebbero a cercarmi. Devo allenarmi qui in segreto. Voglio dire, io non penso di essere l'eroe della profezia, ma se lui ti ha scelto, forse potrebbe essere uno di noi due. O forse potrebbero anche essercene altri. Non puoi far a sapere a nessuno che Mew ti ha scelto. Ancora non si è unito al tuo team, giusto? Probabilmente perché è preoccupato che tu possa diventare un bersaglio. Stai attento da ora in poi. Tu sei troppo prezioso da poter essere rischiato. Insomma, così in estemporanea è un po' difficile. Meglio che vada. A Midnatown c'è una scuola per allenatori e io studio lì. Nessuno degli altri studenti è abbastanza forte da sfidarmi, ma sono buoni per allenarsi. C'è un torneo che sta per iniziare molto presto, quindi devo andare. Perché non partecipi anche tu? È un buon modo per allenare i tuoi Pokémon e imparare dagli altri allenatori. E tu e io abbiamo bisogno di tutto l'allenamento possibile. Ci vediamo sopra. Quindi qui ci sono fossili di Pokémon. Beh, interessante. Quindi questa è la storia, diciamo, importante. Davvero posso prenderli?
Ah sì, davvero posso. Oh però, se trovassi il modo di riportarli in vita potrei metterne uno in squadra, non male. Lord Helix, no, forse metterei Kabutops, mi piace di più il tipo veloce che attacca, anche se la difesa sto messo abbastanza bene, più o meno. Va bene, direi che l'episodio può concludersi qui, io me ne scappo fuggiasco con la fune di fuga. Insomma, abbiamo scoperto il perché siamo stati scelti da Mew. Molto interessante. Direi allora che per questo video è tutto, nel prossimo vedrò insomma di affrontare questo torneo che sembra insomma possa garantirmi un bel po' di punti esperienza, perché no? Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!